Un bilancio oltre ogni aspettativa, suon di record italiani ad Ancona nella due giorni tricolore che ha fatto da vetrina al movimento paralimpico presente con oltre 250 atleti. I campionati italiani paralimpici di atletica indoor FISDIR e FISBES, i campionati invernali di lanci FISPES, validi anche per la prima tappa della Coppa Italia e il World Parathletic Winter Challenge, hanno portato entusiasmo nel capoluogo con volti noti del circuito e gare ad alta intensità tra il Pala Indoor e l'Italico Conti nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo. Sì, devo dire la verità, sono particolarmente contento, proprio insomma, a parte che poi dell'Antropos quest'anno fa 30 anni della propria attività e quindi era anche giusto festeggiare con una grande manifestazione che non solo ricalca la manifestazione dello scorso anno, ma in più include anche il Winter Challenge che ci permette di poter anche aprire una finestra a livello internazionale per poterci in qualche modo affacciare anche sotto l'aspetto indoor a livello internazionale, sperando che appunto World Paralympic Athletic in qualche modo intraveda questa grande opportunità. Due giorni veramente molto belli, ricchi di grandi risultati, di tanti titoli italiani che sono stati abbattuti e soprattutto un numero di atleti che continua a crescere, quindi vuol dire che la federazione sta funzionando, le società sportive funzionano, poi l'Antropos è un'eccellenza sotto questo profilo, ma poi mi piacerebbe anche segnalare l'importanza del grande sostegno da parte dell'amministrazione comunale della regione Marche che ci permettono di poter continuare a perpetuare questo appuntamento, ma non solo nel perpetuarlo, ho anche notato che l'amministrazione comunale di Ancona ha fatto degli interventi di abbattimento barriere architettoniche, di adeguamento di quelli che sono gli spazi, quindi questo vuol dire che non solo si fa sport ma si fa anche cultura e soprattutto una cultura di accoglienza per tutti. Abbiamo anche quest'anno ospitato con orgoglio questi campionati italiani. Tantissimi atleti, vedo che i numeri aumentano e quindi vuol dire che c'è un ottimo lavoro anche da parte della federazione. 30 anni quest'anno dell'Antropos, del presidente Danilo Permattei, quindi ci sono tutti veramente gli elementi per una due giorni meravigliosa. Vedo veramente tanti record italiani abbattuti e la cosa mi fa molto piacere perché vedo il solito entusiasmo. Questi sono veramente atleti con la A maiuscola. Ancona è orgogliosa di ospitare queste manifestazioni, lo sarà sempre vicino all'Antropos e al mondo diversamente abile. Abbiamo una due giorni oltretutto che va avanti con condizioni climatiche eccellenti, quindi vedo anche tanto pubblico ad assistere a queste gare, quindi sono veramente felice, sono molto contento. Era una promessa fatta l'anno scorso al presidente Danilo Permattei che ci aveva sottolineato alcune cose che non andavano bene. Ovviamente stiamo cercando di fare il massimo, in strutture esistenti dobbiamo cercare di migliorare l'abbattimento delle barriere architettoniche, qui l'abbiamo fatto, abbiamo fatto trovare un Italico Conti tirata lucido, abbiamo insomma, sistemato le cose che c'erano da sistemare per ospitare questo evento nel migliore dei modi, ripeto, era un impegno preso, doveroso e quindi l'abbiamo portato avanti e terminato proprio per questi campionati. Quindi ancora complimenti all'Antropos, al presidente Danilo Permattei e a tutto il mondo paralimpico perché sono veramente fantastici. In ambito FISDIR 12 record italiani in due giorni di gare e tante prestazioni di altissimo livello con una pattuglia di giovani emergenti sia nella classe Open sia nella classe C21. Grandissima la prestazione di Nicole Orlando, ginnastica alla Marmora Biella, che migliora il suo primato mondiale nel salto in lungo C21 con 3,49 metri. Ottima la performance dell'atleta di casa dell'Antropos, Raffaele Di Maggio, che stabilisce il record italiano nei 200 metri piani in 22,53, detenuto in precedenza dal compagno di team Ruud Kutiki. È una bella esperienza, una bella gara, distribuita bene, sono contento, ho fatto il record italiano, 22,53, sono contento. Antropos è una bella società e spero che cresca.
Da citare anche i primati nazionali per Chiara Zeni, Andrea Piacentini, Clarissa Frezza, Carlo Corallini, Anthropos di Civitanova, per finire con la staffetta 4x400 metri dell'Anthropos tempo 2:40:60. In ambito FISPES 17 record italiani in 2 giorni di gara e tante sorprese come l'exploit di Monica Contraffatto, capace di battere Martina Caironi soffiando alla rivale per 11 centesimi il primato italiano T63 con un crono di 9:47. La reazione della Caironi arriva nel lungo con 6 salti sopra il record tricolore di 4:50 e la misura di 4:64. Di rilievo anche le prestazioni di Oksana Corso, Marco Cicchetti e Marco Bianchi dell'Anthropos Civitanova. Bene, vabbè, comunque questo è l'inizio della stagione che sarà molto lunga e ci aspettano i mondiali a novembre a Dubai. Oggi è andata bene, ho fatto il mio primato personale con indoor con 4:64 e a più o meno 30 cm dal mio primato outdoor, ma sono in una fase di preparazione, di carico, quindi sono soddisfatta del risultato di oggi. All'Italico Conti, il campionato invernale di lanci registra la migliore prestazione mondiale stagionale nel peso F33 del campione europeo Giuseppe Campoccio con 11:53. Il lanciatore diventa capolista mondiale F33 del ranking 2019 anche nel giavellotto. Da record anche Stanislav Ricci e Onei Tapia. Per il World Parathletics Winter Challenge il croato Ivan Katanusic diventa il leader indiscusso F64 delle liste mondiali 2019 con 60.02. Ormai sono di casa, non solo ovviamente la manifestazione al Pala Indoor dove i campionati italiani si svolgono ormai dall'apertura, dal 2005, ma soprattutto anche qui questa bella manifestazione che è internazionale, che vede la partecipazione di tanti atleti. E devo dire un grande messaggio perché riguarda lo sport per tutti e lo sport ovviamente come possono farlo anche persone diversamente abili. In questo caso credo che serva a tutti quanti noi, soprattutto per capire che deve essere una opportunità poter praticare sport e fare sport fa bene. Ormai siamo abituati all'Anthropos e quindi complimenti a loro, complimenti ai volontari che hanno permesso, in questo caso anche alla Protezione Civile, che hanno permesso la manifestazione come questa che richiede ovviamente una grande capacità organizzativa, ma l'Anthropos ci ha già abituato e credo che sia una delle migliori società, associazioni sportive che abbiamo presenti sul nostro territorio marchigiano. Sì, un successo meritato grazie alla organizzazione dell'Anthropos, a questo uomo tremendo di Nele Permatei e tutti i suoi collaboratori, un successo enorme di partecipazione, di pubblico, ma soprattutto voglio dirvi una cosa, la vicepresidente nazionale della FISPES mi ha detto: Tarci, sono contento perché ho visto che ciò che è stato promesso dal Comune di Ancona lo scorso anno, quest'anno si è fatto. Cosa si è fatto? Hanno ristrutturato alcuni passaggi, alcuni punti, togliendo barriere architettoniche. Questo già è un grande successo. Al di là del risultato sportivo c'è anche un risultato, un successo di immagine. Il mondo paralimpico va avanti e va avanti alla grande. Grazie. Ennesimo grande successo, direi. Oramai vanno a ruota libera sia dentro che fuori, questi campionati funzionano. Peccato per l'evento internazionale che ha riscosso pochi partecipanti, ma probabilmente è stata una scelta di calendario sbagliata da parte della Federazione Internazionale. Però ci sta. Da un punto di vista organizzativo quindi non ci sono dubbi sul fatto che la kermesse ha riscosso successo, le società partecipanti si complimentano con noi e abbiamo recuperato, diciamo, quei piccoli, forse grossi difetti che c'erano stati nell'ultima edizione per cause non imputabili, comunque è andata bene. Per quanto riguarda la parte squisitamente sportiva non mi posso certo lamentare, abbiamo fatto un ottimo bottino tra cui anche parecchi primati nazionali. L'ultimo oggi di Raffaele Di Maggio nel 200 metri indoor che apparteneva a Rudd, sempre nostro. Quindi da questo punto di vista non ci lamentiamo di certo, nonostante la mancanza di assunta abbiamo parecchi giovani, le staffette sono fortissime e quindi ci stiamo confermando ad altissimo livello, probabilmente la prima società in Italia nell'atletica.
Per quanto riguarda i ringraziamenti, che sono sentitissimi all'amministrazione comunale, l'anno scorso dopo il challenge di ottobre avevo chiesto un intervento di sistemazione in alcune parti del campo italico Gondi e sono tutte state fatte, quindi oggi l'impianto è pienamente fruibile anche da persone in carrozzina e questo è sicuramente un benefit per noi ma per tutta la cittadinanza. Ringrazio tutti coloro che collaborano a questo evento, dalle federazioni nazionali alla Fidalmarche, ai cronometristi e tutto il resto, ma soprattutto ai tanti volontari che nel lavoro dietro le quinte sono loro le basi di questo successo. Per la prima volta sono veramente contento, abbiamo fatto anche una convenzione con il liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi per una formazione, un'alternanza scuola-lavoro. Ci sono 8 ragazzi, 8 studenti che sono qui da ieri mattina ad oggi e fanno i volontari e allo stesso tempo acquisiscono conoscenze per il loro futuro. Poi questa è l'edizione del trentennale. Noi lo scorso febbraio abbiamo, tra virgolette, compiuto 30 anni, quindi tutto quello che dedicheremo quest'anno sarà a questo nostro, diciamo, compleanno. Non potevamo festeggiarlo meglio. Comunque a noi piace festeggiarlo nei campi di gara facendo lo sport, che è quello che ci riesce meglio. Chiaramente un augurio a tutti i soci fondatori. Purtroppo una non c'è più, ma tutti quelli che ci sono li ringrazio perché 30 anni fa hanno pensato a fondare questa associazione che oggi è un lustro e un vanto per molti. L'Antropos in questi 30 anni è cresciuta tanto, nel senso che all'inizio io sono arrivato già non me lo ricordo più, 1992, era un'associazione a livello locale che praticava il nuoto con pochi ragazzi e da lì nel corso degli anni c'è stato un crescendo continuo, sia in termini di discipline, sia in termini di città dove portiamo i nostri servizi e oramai è tantissimo in termini di risultati squisitamente sportivi. Ormai gli allori internazionali non si contano più, gli ultimi 2 settimane fa gli europei di Istanbul Indoor, i nostri ragazzi hanno confermato di essere più veloci al mondo nella staffetta, i 3/4 della staffetta nazionale erano Antropos. Quest'anno poi ci aspettano appuntamenti importanti con i giovanili mondiali quest'estate e poi a fine anno avremo i Global Games per ragazzi con disagio intellettivo nazionale, dove probabilmente credo 4 o 5 dei nostri atleti dovrebbero esserci, e a ottobre il mondiale IPC, dove Assunta Legnante dovrà confermare in proiezione Tokyo quello che è, cioè la più forte.